noi continueremo a progettare insieme il nostro futuro. Ecco la voce di Mimmo Lione. Buonasera a tutti, amici di Lauropoli, di Piazza Fiume. Siamo nel vivo di questa campagna elettorale e ancora una volta ci presentiamo a voi con un consuntivo ricco di risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. Ebbene, cari amici, io sento sin d'ora di dirvi grazie. Grazie per aver creduto in me e per aver sostenuto la mia candidatura a sindaco e per aver trasformato in punti di forza anche quelli che sono i miei limiti umani. Ebbene, cari amici, vi ringrazio per aver sposato questo progetto politico che sancisce oggi la costruzione della Casa dei Moderati e quelli degli uomini e donne di buona volontà. Ebbene, cari amici, noi in questa campagna elettorale, io vedo nei vostri volti, nei volti di ognuno di voi, che con dignitoso silenzio aspetta questa campagna elettorale, onestà, concretezza e progettualità. Questi sono dei valori importanti che noi abbiamo dimostrato di possederli quando abbiamo amministrato la cosa pubblica del nostro comune. Ebbene, cari amici, da questa parte c'è chi in questi anni ha lavorato per contribuire alla crescita della nostra comunità, mentre dall'altra parte c'è chi fa promesse, sicuro che sono delle promesse che non potrà mai portare avanti e mantenere. Ebbene, cari amici, in questa campagna elettorale la parola chiave è continuità. La continuità che non è uno slogan, ma continuità è quello che noi abbiamo saputo fare dal 2004 ad oggi e che abbiamo trasformato in concretezza amministrativa. E mi piace ricordare un obiettivo importante, quello della pacificazione sociale. La pacificazione sociale che ha cambiato la politica all'interno del nostro comune, perché la politica, perché i tempi ci ha fatto dimenticare quelli che sono i tempi bui del nostro passato. Perché nel tempo passato la politica veniva usata per dividere e anche le campagne elettorali e veniva usata per colpire i vinti. Ebbene, cari amici, noi dal 2004 abbiamo operato, chi mi ha preceduto, i tantissimi candidati che ringrazio per la presenza, così come ringrazio le tante liste a sostegno della mia candidatura, hanno ribadito quello che è stato il percorso politico in questi anni. I primi anni, nella prima consiliatura ad oggi, abbiamo lavorato per raggiungere dei risultati straordinari, attivando quella che è la politica delle opere pubbliche, risolvendo il problema del dissesto economico e finanziario che ha tarpato le ali allo sviluppo della nostra città. E oggi, cari amici, è arrivato il momento di passare alla seconda fase, che è la fase dello sviluppo. Noi, cari amici, in questa campagna elettorale non abbiamo mai rinunciato al senso di responsabilità e al contatto con la cittadinanza. Portiamo nelle piazze, nei vicoli, nei quartieri i nostri programmi, le nostre idee, la nostra voglia di fare. È su questo, cari concittadini, che noi vi chiediamo di essere giudicati. In questi primi giorni di campagna elettorale ci saremmo aspettati dai nostri avversari una sfida sui programmi, sui contenuti. Invece, cari amici, l'unico disco che soprattutto dalle parti del centro-sinistra che è risuonato è quello solito, tradizionale e noioso, puntando sempre alla denigrazione dell'avversario e alla delegittimazione dell'avversario. Ebbene, cari amici, io negli anni passati ho rappresentato una delle categorie più importanti e più produttive della nostra città. Per 5 anni
Ho guidato il mio partito, l'UDC, in consiglio comunale. Dal 2009 ad oggi sono stato assessore e vice sindaco e in questi ultimi mesi ho svolto con grande responsabilità il sindaco facente funzioni. Eppure per i miei avversari sarei un sindaco telecomandato. Nella migliore delle ipotesi, bontà loro, sarei un prestanome. E questa accusa, cari amici, mi giunge da una coalizione che fa professione di coerenza e rinnovamento, rivendicando a sé in via esclusiva i doni della competenza, della progettualità e delle capacità. Noi conosciamo questa arroganza, noi conosciamo questa coerenza e queste famigerate capacità. Sono le stesse che in pochi anni hanno ridotto la nostra città sul lastrico. Sono quelle di cui il centrosinistra preferisce parlare senza guardarsi alle spalle, perché ha paura di ricordare quanti e quali veleni gli attuali dirigenti dei partiti della coalizione abbiano riversato fino a pochi giorni fa, come nelle campagne elettorali del 98 e del 2004, sul loro attuale candidato a sindaco. Bravo. Che all'epoca veniva indicato come l'alfiere di una politica da rottamare e superare, mentre oggi viene elevato al rango di salvatore della patria. Avevano ragione ieri o sono nel giusto oggi? Non ci interessa. Questo lo possono anche decidere loro. Si dipingano pure il volto e le mani del colore del cambiamento. Non riusciranno ad ingannare la gente. Soprattutto, cari amici, non saranno capaci di prendere in giro i giovani, ai quali si rivolgono con tante false promesse, facendo loro l'unica verità storicamente accertata, e cioè che se c'è un'intera generazione di giovani chessanesi che è stata privata di opportunità e speranze, questo è avvenuto perché chi oggi torna a chiedere baldanzoso il voto ha contribuito in maniera diretta e con le proprie scelte a creare quel vortice distruttore che è chiamato dissesto, che ha costretto una comunità intera a vivere senza possibilità di programmare il proprio futuro per 20 anni. Il tempo necessario a ripagare le scelleratezze, i lussi e gli sprechi di pochi. È il passato, cari amici, ma potrebbe tornare. È questa la Cassano che lavora e suda, che arriva con difficoltà alla fine del mese, ma non rinuncia all'orgoglio della propria dignità e della propria onestà, che non vuole e non può permetterselo. Saremo anche impopolari, ma noi non saliamo sui palchi per raccontare bugie a chi, ad esempio, contrabbanda quali grandi innovative idee la soluzione dei problemi sociali attraverso la creazione di mutui e sussidi a carico delle casse comunali. Noi diciamo no, e diciamo no anche a chi, con un'infondata buona fede, ci dice che in fondo il dissesto sia esistito, è esistito per davvero, ma che grazie ad esso alla fine la nostra città può almeno godere delle opere pubbliche di cui ancora oggi gode. Amici, amiche, non lasciatevi ingannare, un altro modello di governo è possibile, quello basato sulla stabilità, sul rispetto dei conti, come ogni padre e ogni madre che fa nella propria famiglia. Questo è possibile, e lo dimostro, cari amici, proprio quando è avvenuto qui all'Auropoli. Non vi parlo dei finanziamenti investiti nel completamento delle opere di urbanizzazione di Rione Capolanza, nella rete di raccolta delle acque bianche in via Sibari, o nella creazione di piazze, aree attrezzate, o della palestra delle scuole medie, e neanche dei stanziamenti che recenti abbiamo ottenuto per l'istituto comprensivo. Mi limito a ricordare la storia della nuova scuola materna. L'istituto era da anni sistemato in un edificio neppure molto comodo, per il quale il comune versava annualmente un canone di locazione. Oggi le scuole materne sono finalmente ospitate in un immobile degno di essere chiamato scuola, di proprietà comunale
e ristrutturato a totale carico del nostro comune, che però per il mutuo contratto, per la ristrutturazione, paga una rata di mutuo inferiore a quanto prima versava per il canone di locazione. Ecco, noi non abbiamo paura di dirlo e di gridarlo. Se saremo eletti, se con il vostro voto ci consentirete di tornare al comune, questo sarà il modello che noi perseguiremo. Per guadagnare la vostra stima non sentiamo il bisogno di ricorrere agli effetti speciali e neppure al più becero fumo negli occhi. Il futuro concittadini ci appartiene, e insieme a voi che noi vogliamo renderlo più possibile, nella consapevolezza che sanato il dissesto finanziario, senza gravare di un solo centesimo sulle casse del comune, sia giunta l'ora di puntare senza riserve allo sviluppo, continuando ad azionare quelle che sono le leve di crescita, per questo non rinunciare alla diligenza e al senso di responsabilità. Bene, cari amici, qui all'Auropoli nello specifico ci adopereremo per migliorare la qualità della vita e di fare di questo paese, con le sue tradizioni e le sue potenzialità, un punto di riferimento territoriale. Anche stavolta, nel segno della continuità, tra i suoi ultimi atti, certo non a caso, l'amministrazione comunale uscente ha infatti deciso di indicare proprio all'Auropoli la sede del nascituro palazzetto dello sport, che sarà realizzato in zona Capolanza. A voi, cari amici, ora la scelta. Ciascuno è arbitro del proprio destino e di quello della città. Sono certo, noi tutti siamo certi, che saprete fare la scelta giusta e disegnare con il vostro voto per l'Auropoli e per Cassano intera un avvenire che sia figlio del presente migliore. Ed è per questo, cari amici, che il 6 e 7 maggio vi chiedo i consensi per continuare insieme a progettare il nostro futuro. Grazie.